perché per la nostra città ancora una volta è esportatrice di eccellenze come dottore, con l'amico che è diventato Renzi. Questa è Maurizio, l'altra volta io purtroppo non vieni già, è un architetto che lavora molto per la nostra città, per il nostro territorio. È già l'altra volta un logo che ha donato a questo museo, che è pieno di significati. Io purtroppo non ci sono stato per questo. Quindi questo è uno dei modi, cioè certo c'era l'amministrazione che ci rappresentava. Volevo dire che questo è uno dei tanti modi per esportare la cultura della nostra festa. Anche conoscere la festa degli altri è importante, perché vediamo i nostri compagni di viaggio nella rete delle macchine che ci hanno portato al patrimonio immateriale dell'UNESCO. Noi dobbiamo un poco sdoganare la nostra festa, che non è fatta solo di paranze, ma è fatta da tutti gli accessori che ci sono, che partono da queste eccellenti manifestazioni, studi che fanno i nostri amici, e vanno poi alla musica, al rivestimento, alla macchina. Quindi la paranza è uno dei momenti della festa. Noi stiamo lavorando per cercare di formare al più presto una fondazione che possa dare questi significati, che possa mettere in campo tutte le mie energie per sdoganare ancora una volta la festa dai confini locali e far capire l'importanza, la valenza della nostra festa. Colgo l'occasione per farvi gli auguri di buon anno per il 2020, l'anno che ci vedrà impegnati la nuova amministrazione, che sarà il primo anno in cui metteremo. Adesso non abbiamo più scuse, ad attenuanti dovremo lavorare, perché lavoreremo sui bilanci fatti da noi, ma noi siamo fiduciosi del futuro dell'amministrazione e della città. Per cui vi auguro una buona serata e un buon anno. Grazie, grazie Sindaco. E naturalmente tra i saluti volevo anche ringraziare e salutare l'onorevole Paolo Russo per essere qui presente tra noi, che ovviamente nel corso di questa lunga storia che ci ha portato al riconoscimento della rete e alla valorizzazione della stessa, ci ha dato anche una grandissima mano insieme ad altri colleghi in Parlamento. E allora andiamo avanti con la nostra assessore Annalisa Sebastiani. Facciamo un applauso, la salutiamo, benvenuta a noi. Buonasera a tutti, io vi ringrazio per questo invito, per aver reso partecipe anche l'amministrazione di questo progetto. Grazie veramente Maurizio, perché sappiamo l'impegno che c'è dietro questo lavoro e quindi non è scontato coinvolgere l'amministrazione. Io prendo spunto, naturalmente mi associo agli auguri per il nuovo incarico da ministro dell'ingegnere Manfredi, e io mi sento ancora più sottoposta a un alto grado di responsabilità, perché adesso dobbiamo lavorare ancora di più perché abbiamo un ministro onorato. Guardate, io penso che la festa di Gigli è la festa di tutti, però è necessaria questa sinergia degli organi preposti, delle istituzioni, dei singoli cittadini, ma anche dei cittadini nelle varie associazioni. È una festa che non è del singolo, ma veramente di tutti. Noi con questa idea, poiché l'obiettivo è unico, perché diciamoci la verità, sulla festa di Gigli gli interventi sono già stati fatti, tanti, ma sicuramente c'è ancora molto da fare, perché questa festa deve arrivare ad alti livelli, ma deve cercare anche di portare lustro a questa città. Già si è iniziato sicuramente con il riconoscimento UNESCO, ma possiamo fare ancora tanto. Quindi io quello che chiedo veramente, sicuramente la nostra vicinanza, la vicinanza delle istituzioni, ma non demordete mai, chiunque ha voglia di dare in modo sano a questa festa lo deve fare, e tutti insieme possiamo portarla a livelli grandissimi. Quindi grazie, anche io vi faccio gli auguri di buon anno. Grazie, grazie Annalisa, ovviamente un messaggio molto chiaro: la festa di Gigli è un patrimonio comune a cui siamo chiamati tutti a difendere, istituzioni locali ma anche comunità. Saluto ovviamente gli altri membri rosa dell'esecutivo dell'amministrazione del sindaco Minieri, Monica Zimano e Elvira Caccavale. Ovviamente buon anno anche a voi. Ovviamente l'abbiamo citato prima il saluto del nostro direttore Giacomo Franzese. Prego, Giacomo. Buonasera, tantissimi auguri intanto, ma per il passato, per il 2019. Il museo è presente, c'è, il MIBAC c'è,
Ma grazie a chi? Grazie ai singoli che si prodigano, si sacrificano per la comunità, d'accordo. Un grazie a Maurizio, da professionista è sempre presente e ci sta dando un insegnamento, ci sta dimostrando come si fa. Dal piccolo con la famiglia, a rincorrere le macchine, ad andare sui luoghi e a testimoniare. Adesso viene la nostra parte, nel 2020, con l'amministrazione, con la nuova fondazione. Grazie a Patrizia Nardi che dall'alto ci coordinerà e ci darà le indicazioni e ci proteggerà perché il patrimonio venga conservato, perché il sigillo non venga rimosso e restituito. Perché questa è la realtà dei fatti, purtroppo. Noi non stiamo dando un bel esempio né all'Italia né all'Europa. E adesso, come diceva giustamente la Sebastiani, l'assessore, abbiamo ancora di più il motivo per dimostrare che noi valiamo, perché abbiamo un concittadino che è diventato ministro e noi dobbiamo dargli il massimo del supporto. Ovviamente non dobbiamo dare adito a critiche trasversali, destra, sinistra, non esistono. La cultura è trasversale, la cultura è di tutti. E questo museo è anche una dimostrazione di questo, che tutti insieme si può raggiungere un obiettivo. La festa, la fame, i cittadini, il patrimonio, il materiale, non è un qualcosa che l'amministrazione o un organo può, o nemmeno il ministero, può indirizzare o può decidere come valorizzarlo. No, sono i cittadini che ricreano anno dopo anno questa che è un mistero di verità e di cultura, un qualcosa che è un'identità e noi non la dobbiamo perdere. Noi con le unghie stiamo provando, con Maurizio, con le fondazioni, con le associazioni, a conservare quello che di materiale c'è nell'immateriale, perché questo intanto è tangibile. Stiamo provando lui stesso, no? È venuto per documentare i calchi, stiamo conservando, questo è il luogo deputato alla conservazione, a tramandare la memoria ai posteri. Allora noi faremo in questo luogo una postazione, un qualcosa che chiunque venga, le nuove generazioni la conoscono, la festa, la vedono così com'è ridotta, tra virgolette, non voglio fare critiche, ma la conoscono veramente. Ecco perché bisogna che vedano le immagini del 60, del 40, del 50 e si fanno un'idea, perché loro, le nuove generazioni lavorano per immagini, per tweet, per pochi esempi, ma sostanziali. Per questo noi dobbiamo dare modo alle nuove generazioni di conoscerla, perché se non la conoscono non la possono tramandare. Scusate lo sproloquio. Io vorrei solo dirvi, ho il piacere, ho lasciato Capri per questa manifestazione. Capri Hollywood, dove ti insegnano come si fa comunicazione, dove con poche persone riescono a movimentare l'universo del cinema e da lì si apprendono delle tecniche. Noi dobbiamo apprendere le tecniche della comunicazione, ma noi stessi, nei singoli, dobbiamo rispettare la festa, rispettarla quando la fa un nostro concittadino, lo dobbiamo aiutare a fare la festa, altrimenti accadono quegli episodi spiacevoli che si sono visti, non dovranno mai più accadere. E io sono certo che il nuovo sindaco impedirà che accada questo, perché non possiamo pensare di perdere un patrimonio di lavoro che Patrizia e tanti altri hanno fatto per noi. Quindi sono il primo, insieme a Maurizio, insieme a tutte le associazioni, a schierarmi per la festa, per la città e daremo una mano al ministro. Buonasera e tanti auguri di buon anno. Grazie direttore, grazie Gianni. Adesso ovviamente entriamo nel cuore della manifestazione per conoscere, come dire, meglio al di dentro il calendario e le immagini che ci proporrà l'ottimo Maurizio. Maurizio ovviamente mi lega una amicizia di lunga data, ma anche questa comune passione per le produzioni audiovisive. Qualche giorno fa ho ripostato sul mio profilo Facebook, diciamo, il primo video quando ci fu ovviamente la presentazione dei lavori fatti nel carcere, quando venne ritrovata questa bellissima Madonna con Bambino, che era in intercapelli e oggi è un'altra icona stupenda della festa.
eravamo più giovani, oggi siamo ovviamente maturati, ma questa passione ci accomuna. Come diceva giustamente Giacomo, la migliore riuscire a tramandare ai più giovani la festa dei Gigli, che è un bene immateriale, è un patrimonio di sensazioni, di emozioni, è necessario conoscere gli aspetti identitari, e spesso le nuovissime generazioni sono legate soprattutto agli elementi più ludici piuttosto che alla vera passione che ha animato per secoli questa tradizione. E attraverso lo strumento audiovisivo si prova, Maurizio lo fa in prima persona, spesso mi sono rivolto alla sua conoscenza più approfondita della città affinché attraverso il linguaggio audiovisivo, attraverso i social, attraverso Facebook, questo messaggio raggiunga anche per quanto concerne la storia delle canzoni, la storia di come la festa si lega osmoticamente proprio al percorso della città, ai suoi monumenti, lo studio sui conventi e tanto, tanto altro ancora. Quindi l'ultimo lavoro di Maurizio, che come ho detto poc'anzi, come Novello Gregorovius, no, questo studioso che ci parla della festa dei Gigli di metà 800, non solo come passeggi per la nostra città, ma passeggi per l'intera rete, restituendoci i colori e, come dire, e la passione di queste straordinarie realtà italiane. Prego a te. Grazie a tutti, grazie a te ancora, per aver respirato il freddo per essere qui. Io vorrei presentare però questo In viaggio nella rete un po' insieme a voi, insieme a te Patrizia, Luca, Antonio, che come me, anzi forse più di me, conoscete tanto di queste realtà. Inizio subito con ringraziare Gramas, Patrizia Narri, e in particolare anche Raimondo Rizzo, il quale è il presidente della rete, che per diverse circostanze, anche per una comunicazione che non c'è stata, non è potuto essere qui questa sera, ma andrò a Sassari e c'è anche Luca che rappresenta la rete e la comunità di Nora. Poi ci sono gli sponsor che hanno reso possibile questo progetto. C'è Demetra che insomma in qualche modo è stato la scuola che ha sostenuto, e questa sera in rappresentanza c'è Teresa Daniele che saluto e mi fa piacere che ci sia proprio una scuola in qualche modo a condividere questo progetto, perché tramite una scuola si può andare oltre. C'è Bifulco, Docatur, un'agenzia di viaggio che ha sostenuto proprio In viaggio nella rete, SAIS Consulting dell'ingegnere Santella che mi è spesso vicino, poi c'è Nusco Casa e Whitehanger che devo dire sono stati tutti veramente disponibili per la realizzazione del progetto. Che cos'altro dire? Arti Grafiche Giovanni Scala, che mi accompagna oramai dal 2017 nella realizzazione del progetto, il calendario didattico sulla festa dei Gigli, Gelsomina Sirignano, la quale ha curato le traduzioni in inglese, perché ci sono nel calendario anche parti tradotte in inglese, e poi Saverio Granata, che con grande spirito di sacrificio, devo dire, io martello di telefonate Saverio ogni giorno, però ha sempre realizzato un prodotto di alto profilo, mi ha sostenuto molto in questo. E poi quanti altri ringraziamenti fare? Ho avuto l'opportunità di conoscere tante persone, di apprendere tante cose, di entrare nelle dinamiche della festa, e li ringrazierò uno a uno. Il Museo Storico Archeologico, che spesso ci ospita, no, in queste iniziative, che ci è sempre vicino, non solo in questa, infatti tanti viaggi abbiamo condiviso e tanti ancora ne condivideremo. E poi loro, la mia famiglia, che devo dire hanno avuto una pazienza nel seguire veramente straordinaria, questa è una bellissima foto che abbiamo fatto proprio a Parma. Allora, perché il calendario didattico? Uno dei calendari didattici, questo che ci vuole insegnare? No, non voglio insegnare niente a nessuno, sono tanti contenuti
che possono sfuggire. Un calendario può essere un'occasione, un metodo, no? Si parla di metodologia nella scuola, allora può essere un metodo per trasferire le informazioni in un certo modo, i contenuti in che sfuggono, no? Spesso, e siamo arrivati alla quarta edizione del calendario, peccato questa, questa situazione che va e viene. Siamo partiti nel 2017 con il calendario che in qualche modo tracciava l'evoluzione storica della macchina da festa, no? Dal Giglio del 410, di cui ci parla Ambrogio Leone nel 1514, Remondini e poi Gregorovius, fino ad arrivare al Giglio d'oggi. Poi è stata una bellissima excursus storico, queste sono le diverse pagine del primo calendario, per poi giungere all'edizione più recente, questa qui del 2018, dove invece ho aperto una finestra, ecco, sui bozzetti progettuali. Sono andato in bottega, ho aperto gli armadi delle botteghe e ho tirato fuori i bozzetti progettuali, grazie anche all'amico Peppe Tudisco, che si è reso molto disponibile, a Paolo Peluzzo, che è qui fra voi, che ci riprendeva, no, in queste foto bellissime. Dopodiché, ecco, questi sono dei bellissimi schizzi che ho potuto prendere, di cui ho potuto prendere visione. Dopodiché sono passato, ecco, abbiamo fatto anche in questo caso un video, vi invito ad andarlo a vedere su YouTube. Dopodiché si è passati ai luoghi della carta pesta. Perché i luoghi della carta pesta? Perché a Nola ci sono tante istituzioni, tante architetture che un tempo vennero utilizzate per la realizzazione della carta pesta, in particolare la caserma Principiano Nero, che è piena di calchi. Anche qui sono stato nella caserma. Questi sono i luoghi storici di Ameriano. Questo invece è una traversa di via San Felice, proprio l'ex monastero degli Agostiniani, dove c'era la bottega d'arte Vecchione. Eccola qui, la caserma Principiano Amedeo, dall'interno, dove sono conservati e dove c'erano le botteghe d'arte in un anno, quindi i luoghi della carta pesta, per sensibilizzare. E devo dire, abbiamo avviato questo processo di catalogazione, che quindi porterà a un risultato nella tutela di questi calchi. Quindi un obiettivo, quindi, anche quello del calendario, no? Non qualcosa che è fine a se stesso, anche un obiettivo sociale. Diciamo che sono bellissime queste cose, dovremmo trovare il modo di parlare con il demanio e tirarle fuori, cercarle di tutelare, ma veramente cercarle di tutelare. Questi sono pezzi in carta pesta. E anche in questo caso, grazie a Saverio Granata, abbiamo realizzato un altro video sui luoghi della carta pesta. Ma ve lo faccio vedere, perché voglio farvi vedere quello di quest'anno. 2013, Baku, Azerbaigian, ci siamo, nasce, o meglio, comincia questo viaggio, no? Essendo in tema un viaggio nella rete, comincia il viaggio della rete delle grandi macchine a spalla, quindi Nola, Sassari, Palmi, Viterbo, insieme riescono a raggiungere l'obiettivo. Significa che insieme si può fare. E vedremo come insieme si vivono queste feste, nascono queste feste, si portano avanti queste feste. Il motivo cardine della festa è proprio lo stare insieme, il gruppo. E dobbiamo dire, come forse Giacomo diceva prima, che c'è un regolamento, no? Il regolamento che in qualche modo regimenta la convenzione di tutela UNESCO, che prevede una rendicontazione periodica della quale, insomma, dobbiamo tenere presente. Allora io mi sono armato di qualche strumento, di qualche attrezzo, vedete, un cellulare, uno stabilizzatore, un cavalletto, e ho cominciato il mio viaggio nella rete. Appunto, questa è una fotografia di Sassari, e ho realizzato quest'anno il calendario sulla festa dei Gigli, che è un viaggio nella rete. Ecco, io vorrei che ora comincio con Nola a presentarvi la mia prima pillola su Nola. In realtà le pillole sono quattro. Io sono abituato a chiamarle così, con Antonio,
con Saverio, in realtà sono dei videodocumentari, ogni videodocumentario ha la durata di 20 minuti, non avrei potuto proporre stasera perché altrimenti non mi avreste perdonato per un po'. E allora ho cercato una sintesi, ho proposto delle clip di 7 minuti al documentario e vorrei questa di Nolan la introduco io, poi c'è Luca per Sassari, Patrizia per... è un discorso generale, qui già c'è il discorso generale che appunto introduce, allora, poi c'è Panni e c'è Antonio che invece introdurrà Viterbo. Vediamo questa prima. La rete delle grandi macchine a spalla, patrimonio UNESCO, patrimonio dell'umanità. Un progetto bello, complesso, che dura, che rinasce nel 2005, sulla base di una convinzione, di un convincimento mio personale, che fare insieme, dialogare, dà molte possibilità, molte opportunità di crescita alle persone e ai territori. Le comunità devono lavorare sui loro territori, noi ci dividiamo ugualmente i compiti, io mi occupo della valorizzazione nazionale e internazionale, quindi la mostra internazionale bellissima che sta portando la rete in Europa e in America Latina, eventi nazionali importanti, una mostra, un'installazione che stiamo costruendo con il Comune di Milano, ma le comunità devono lavorare molto sui loro territori, con attività di valorizzazione, con attività di promozione. La promozione passa anche attraverso la comunicazione, quindi intervengono tutte le attività che si fanno, no? Dalla produzione di un calendario che comunque insomma ha una visibilità e divulga e diffonde un patrimonio che deve ancora comunque essere conosciuto, nonostante sia un patrimonio UNESCO. E questo è il giusto modo di lavorare su un patrimonio culturale immateriale, e questo è il giusto modo anche per mantenerlo vivo, no? E fare in modo che venga tramandato alle giovani e future generazioni, così come è successo dagli ultimi secoli a questa parte. Nel 2013 l'UNESCO riconosce il progetto della rete delle grandi macchine a spalla. La Varia di Palmi, la macchina di Santa Rosa di Viterbo, i candelieri di Sassari e i gigli di Nola vengono presi sotto l'egida dell'UNESCO. Un percorso condiviso e di crescita culturale che parte proprio da Nola. Ed inizia da Nola il nostro viaggio verso le città della rete per esplorare insieme la tradizione e la cultura di queste feste straordinarie. La festa si svolge in onore di San Paolino, vescovo di Nola vissuto nel V secolo, spogliandosi di ogni bene, dedito alla carità e alla sofferenza. Mio Paolino, di nobile stirpe, di ricca famiglia, 355 nasci rappresentano i fiori con i quali i nolani accolsero il santo di ritorno dall'esperienza della schiavitù vissuta in Africa, mentre la barca rappresenta l'imbarcazione con la quale il santo raggiunse i lidi di Nola. Inconsolato ben presto lasciò per seguire la strada della portata, le sue ricchezze La celebrazione avviene il 22 giugno con una messa solenne seguita da una processione, un lungo corteo durante il quale il busto viene portato a spalla dai fedeli. È un momento questo molto sentito dalla comunità che si stringe intorno al proprio santo e che è partecipata da tutta la cittadinanza e da tutte le parti civili.
architettonica di un'imponente guglia alta 25 metri. Esso è costituito da una base e da sei elementi sovrastanti, interamente costruito in legno. I grandi obelischi vengono decorati da opere in cartapesta che costituiscono l'anima estetica che artisti, scultori, architetti intendono esprimere. Sia la carpenteria in legno che le opere in cartapesta vengono realizzate nelle botteghe d'arte nolane, dove spesso avviene un vivo confronto tra progettisti e artigiani per ottenere le forme che devono dare spettacolo. La festa di Pignanuova è partecipativa, una festa che, dove tutti diventano protagonisti, è un unico palcoscenico dove tutti, chi bene o chi male, sono rappresentati. Ci sono i ragazzi del comitato, ci sono le paranze, ci sono le musiche, c'è una comunità festante che partecipa attivamente alla festa. Ecco che ogni corporazione parte del proprio comitato, dal giro di appartenenza, e si dirige verso gli altri segni in segno di saluto e per presentare le proprie canzoni. Questo percorso poi culminerà in piazza, Duomo, dove ci sarà l'incontro con tutte le altre corporazioni e con la cittadinanza intera, dove appunto si presenteranno le canzoni e si faranno degli spettacoli, degli straordinari spettacoli.